Abbiamo appena lasciato il nostro hotel a Pera, direzione Lagos, ma prima ci siamo fermati a Marina del Albufeira a vedere il porticciolo con tutte queste casette colorate qua dietro, molto carine. Ma queste piastrelle stile Mondrian? Siamo arrivati a Punta de Piedade, che è questo spot pazzesco, a praticamente 3 km da Lagos, è imperdibile. Tour intorno alle grotte con queste barche costa 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini. Comunque c'è la possibilità anche di fare il tour in kayak. Non ho trovato la possibilità di farlo da soli, cioè noleggiare kayak e farselo per i fatti propri, ma c'è il tour guidato che costa sui 35 euro a persona. Quindi è abbastanza costoso. In questo momento ci troviamo a Lagos, quello che vedete alle mie spalle è il canale d'ingresso al porto. Lagos fino ad ora è la città più carina che abbiamo visto, anche quella più turistica, ci sono un sacco di ristoranti, un sacco di negozietti dove comprare souvenir, di tutto e di più. Caso passiate di qua vi consiglio di visitare anche la chiesa di Sant'Antonio, l'ingresso costa soltanto 3 euro e c'è incluso anche un piccolo museo. Nonostante da fuori assomiglia a tutte le altre chiese che abbiamo visto fino ad ora in Portogallo, all'interno è molto molto particolare. Questa casa mi sembra una bocca con gli occhi. E adesso un po' di relax. Questa è una cosa figa che c'è in tutte le spiagge del Portogallo, cioè i posaceneri. Siamo arrivati a Sagres. Oggi parlo in macchina perché fuori c'è un vento assurdo, fa anche freschino, infatti c'ho la felpa e quindi non si sentirebbe nulla. Stiamo andando a fare un tour alla ricerca dei delfini. Andiamo! Questa è la nostra barca. Thank you.
Cabo de São Vicente è il punto più ovest dell'Algarve ed è stata l'ultima tappa del nostro tour. Non è imperdibile perché al suo interno trovate soltanto un shop per i souvenir, un baretto e un bagno a pagamento, quindi niente di imperdibile. Oltretutto non abbiamo beccato anche in ristrutturazione e quindi avremmo potuto benissimo evitarlo. Sarebbe stato sicuramente più carino al tramonto, senza impalcatura e visto un po' da lontano, da un punto panoramico. Il nostro viaggio si conclude qui, ci vediamo alla prossima. Aranciata top.